come si fa, insomma, nelle buone consuetudini, io do la parola al padrone di casa, al nostro primo cittadino, il sindaco, ci prego, sindaco. No, nessun padrone di casa, anzi vi ringrazio io perché, e questo è testimoniato dalla presenza del signor questore, del comandante dell'arma, insomma, di personalità di questa comunità. Un ufficio postale, al di là dell'attività commerciale che svolge, dei servizi finanziari che svolge, non è mai soltanto, come dire, un'attività all'utenza. Credo sia un presidio, no? Di comunità, in un luogo che, come sapete, ha una importante questione demografica sulla quale noi stiamo investendo tanto e che ci sta restituendo anche delle soddisfazioni in termini di risposta, insomma, dei cittadini nel loro senso civico, nel loro senso di appartenenza. Quindi grazie a voi per aver invece individuato questo luogo, per aver deciso di investire, per aver in qualche maniera contribuito. Sono sicuro che lo farete sempre meglio a quel senso di comunità in questa parte della città. Noi saremo vicini, ne stavamo parlando in maniera informale rispetto ai servizi che possiamo migliorare e implementare in quest'area di Balzano, e sono sicuro che, insomma, tutto andrà per il meglio. Poi un bocca al lupo per i vostri collaboratori, la direttrice, perché, insomma, so che comunque è un lavoro un po' stressante in certi momenti in particolare del mese, e quindi grazie a voi, insomma, la temperatura, ecco, della comunità, specie di alcune categorie particolarmente fragili, a volte resta bassa, perché so che avete tanta pazienza, insomma, tanta capacità di gestire situazioni critiche. Quindi grazie da parte mia, dell'amministrazione, grazie di nuovo al suo questore, al comandante, a tutti quelli che sono intervenuti, e in bocca al lupo con la vera. Grazie. Ci saremo. Informazione utile, noi diciamo che siamo stati un po' obbligati a cambiare sede perché nella vecchia sede già da un po' di tempo erano evidenti problemi strutturali. Abbiamo individuato questa location che è meno centrale rispetto a quella precedente, però offre tanti vantaggi, non ultimo insomma un parcheggio pubblico, no? Poi il sindaco ci dobbiamo impegnare magari a renderlo più visibile questo ufficio con un buon lavoro sulla segnaletica, no? Chiaramente la cittadinanza di Balzano, tutti i nostri clienti possono vantare di avere un ufficio postale nuovo, no? Tecnologicamente molto avanzato, pieno di comfort, e questo va a beneficio di tutti i nostri cittadini, dei nostri clienti e soprattutto anche dei nostri colleghi, perché è un ufficio che risponde pienamente agli alti livelli di canone di sicurezza, in particolare di comfort e anche come decoro. E questo chiaramente va a beneficio della nostra cittadinanza. È un segnale che si traduce anche in un segnale di vicinanza alle istituzioni, non soltanto nazionali ma anche a quelle territoriali, con le quali comunque abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione. Qualche dato tecnico: l'ufficio postale è dotato di una ATM H24, disponibile tutto il giorno, anche quando l'ufficio postale è chiuso. Questo ufficio postale svolge servizio al pubblico dalle 8:20 alle 19:05 su due turni. In questo ufficio postale lavorano 19 risorse che si alternano appunto su due turni. È dotato di due sale consulenza, dove si alternano 4 consulenti, di 15 sportellisti, 2 collaboratori e anche dalla direttrice. Quindi per l'ufficio postale super attrezzato per offrire tutta la nostra vasta gamma di prodotti, dai più tradizionali, più innovativi, da quelli postali a quelli di ultima generazione, l'RC Auto, la telefonia, non vi sarà sfuggito anche l'ingresso di Poste Italiane, insomma, sul mercato dell'energia, con delle offerte molto convenienti, no? A disposizione di tutti i nostri cittadini, non soltanto per quanto riguarda la luce ma anche per quanto riguarda il gas. Chiaramente la direttrice e tutto il personale dell'ufficio postale di Balzano sono a disposizione di tutti i nostri cittadini per preparare dei preventivi gratuitamente e anche, insomma, per dare informazioni più dettagliate.